prosegue il confronto tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Per ora l'accordo sul governo non c'è, ammette Matteo Salvini in vacanza a Ischia dove trascorrerà la Pasqua, ma, ha detto il segretario della Lega, speriamo che i numeri ci siano tra qualche giorno. Il leader del Carroccio ha ribadito la sua ambizione di fare il premier, ma non la pone come pregiudiziale. La priorità sono le cose da fare, il programma, partendo da quello di centrodestra, ha sottolineato Salvini. Alla vigilia delle vacanze pasquali, in Parlamento si completano le procedure per l'avvio della nuova legislatura. Deputati e senatori hanno indicato i gruppi a cui aderire e si sono costituiti gli uffici di presidenza di Camera e Senato. Malumori nel PD. Su 36 poltrone nei palazzi, ai Dem sono toccate solo due vicepresidenze. E così, in vista delle consultazioni al Quirinale che si avvieranno mercoledì 4 aprile, c'è chi nel partito guidato da Matteo Renzi comincia a pensare che una ventina parlamentare sarebbe un danno. Sarebbe un segnale importante se le banche d'affari e la speculazione non l'avessero sempre vinta. La leader della CGIL, Susanna Camusso, annuncia, in vista della prima udienza fissata per il 19 aprile, l'adesione del sindacato e di Federconsumatori alla causa intrapresa dalla Corte dei Conti contro Morgan Stanley e alcuni dirigenti del Ministero dell'Economia sulla gestione dei derivati. L'accusa è di un danno erariale di circa 4 miliardi, risorse che, sottolinea la sindacalista, potevano essere utilizzate per gli ammortizzatori sociali, le pensioni e per le misure di contrasto alla crisi. Dopo la lavanda dei piedi di ieri ai carcerati di Regina Coeli, Papa Francesco prosegue oggi le celebrazioni pasquali. Stasera la Via Crucis al Colosseo. Tra le persone scelte per portare la croce nelle varie stazioni, come racconta il Sir, anche Suor Genevieve Al-Hadai, religiosa irachena dell'Ordine delle Domenicane di Santa Caterina. Intanto, nonostante i calcinacci caduti ieri a San Pietro, vicino alla Pietà di Michelangelo, la basilica è comunque rimasta aperta.